Mi chiamo Silvia e da circa 10 anni lavoro in Caritas. In particolar modo da 2 anni mi occupo dell'Emporio della Solidarietà, curando principalmente la parte amministrativa legata alla verifica, al controllo e all'acquisizione dei documenti necessari alle persone per registrarsi presso questo servizio. L'Emporio della Solidarietà è un progetto che nasce da un'idea di rete del 2013, a cui hanno partecipato diversi partner territoriali, tra cui si ricordano particolarmente Fondazione Cari Spezia, i distretti territoriali della provincia, quindi i servizi sociali dei vari comuni coinvolti, e Caritas Diocesana. Questo progetto nasce dall'idea di voler aiutare in modo concreto e funzionale le persone bisognose del territorio ed in particolare anche le famiglie. Accade quindi che ad ogni famiglia, sulla base dell'assegnazione di punti che viene fatta sulla composizione del proprio nucleo familiare, è data la possibilità di articolare all'interno del mese varie spese o una sola spesa da svolgersi presso le sedi dell'Emporio della Solidarietà, che sono due nel territorio, una a Spezia e l'altra a Sarzana. È come fare la spesa. In un Emporio la gente viene a fare la spesa, oltre che a parlare con noi operatori e quindi instaurare quei legami umani che permettono a chi è in una situazione di difficoltà comunque di non perdere quella componente umana, civile e solidale. È importante dire che l'Emporio acquista parte dei propri prodotti e in questa fase di acquisto partecipa anche Fondazione Cari Spezia con dei finanziamenti e queste raccolte permettono di avere durante determinati periodi molti più prodotti sugli scaffali degli empori, anche prodotti che normalmente si possono non trovare e che in occasione delle raccolte vengono appunto donati e quindi vanno ad alimentare ancora di più quella possibilità di scelta che viene data continuamente alle persone. Nei miei 10 anni di lavoro in Caritas ho cambiato varie sedi di lavoro, questo mi ha portato a confrontarmi con ambienti e aspetti anche molto diversi del vivere quotidiano, arrivando a capire che ciò che per me è normale, ed è sempre stato considerato normale, per altre persone può essere non normale. E quindi cioè vieni naturalmente chiamato a confrontarti con l'accezione che tu hai del concetto di diverso. Lavorare in Caritas ti permette di capire che il diverso non è qualcosa che spaventa, ma è qualcosa con cui devi avere la capacità, il coraggio, la curiosità e la voglia di entrare in contatto. Perché tramite il diverso si diventa migliori tutti e di conseguenza si rende migliori anche gli altri. Immaginarmi tra 30 anni è una cosa molto complicata, nel senso che gli ultimi anni mi hanno insegnato che è veramente difficile fare progetti a lungo termine. La vita può cambiare dall'oggi al domani e lavorare in Caritas lo ha dimostrato ancora di più. Quindi cosa mi auguro tra 30 anni? Mi auguro di essere una persona realizzata, di essere felice, in qualche modo accontentandomi della felicità fatta di cose semplici, perché sono i valori principali, e di non perdere quella curiosità che in questi anni mi ha accompagnato e che mi ha permesso che mi permette e mi ha permesso nel corso del tempo di confrontarmi con realtà anche lontane dalla mia, ma non per questo che devono essere denigrate o bistrattate per qualche motivo.